Per il Prix Italia abbiamo oggi con noi Khaled Soliman al-Nassiri, scrittore e regista siriano, che ha presentato Io sto con la sposa. Ci può raccontare un attimo di che cosa parla questo film documentario? Il film Io sto con la sposa parla che ha un scrittore palestinese siriano, che sono io, con il suo amico, un giornalista italiano, Gabriele Della Grande. Incontrano nella stazione di Milano immigrati siriani, diventano amici con loro, che per aiutarli, perché vogliono arrivare in Svezia, per aiutarli a arrivare in Svezia fanno un finto matrimonio che fa viaggiare in Europa, portano loro, che sono cinque immigrati clandestini, come lo chiamano, illegali, in Svezia. Famosa Svezia come la migliore paese nel mondo che si occupa per gli immigrati. Chi è quello poliziotto può fermare una sposa a chiederla i documenti? Nel film è successa una cosa strana, che io la prima volta faccio una cosa illegale, che dopo 5 anni che abito qua in Italia non ho mai fatto una cosa contro la legge. E questo film, questo viaggio era contro di legge. Il primo giorno che noi partiamo in questo viaggio mi chiama la mia moglie, che mi dice che è arrivato la tua cittadinanza italiana. Per quanto riguarda le politiche adottate dall'Europa sull'immigrazione, lei che cosa ne pensa? Sono troppo rigide o no? Non è troppo complicata, posso dire, perché c'è un discorso. Qualche volta non si può capire bene esattamente. Cioè, in generale sembra che gli europei che non vogliono quelli immigrati, quindi lo mettono loro in posizione troppo strana, perché tutti quelli immigrati, specialmente che noi nel film che parliamo, quelli che sono scappati dalla guerra, quindi hanno bisogno di un aiuto umano, cioè loro hanno diritti di chiedere anche di essere rifugiati. Nel film si dice che ci sono tutti i paesi europei hanno detto per siriani, per palestinesi, che quelli che scappano dalla guerra, noi apriamo la porta, se arrivano possono stare in Europa dove vogliono, però nello stesso tempo le ambasciate sono chiuse. Quindi non può andare a un'ambasciata a chiedere che io voglio essere un rifugiato, quindi devi passare il mare. Per passare il mare paghi soldi per contribendere, che ti fanno passare quella la barca, che tantissimi muoiono nel mare. Quelli che arrivano dopo sono obbligati di chiedere l'asilo politico o rifugiati, di essere rifugiati in Italia per la legge Dublin, si chiama. Questa è che se uno di loro, quelli rifugiati, che non vuole stare in Italia, e tutti non vogliono stare in Italia, vogliono passare a altri paesi dove ce l'hanno, che sanno che gli altri paesi che aiutano di più il sistema dei rifugiati, dei migrati, dell'altro paese che va molto meglio per loro, quindi vogliono solo passare, per la legge europea loro non possono muovere, quindi devono ancora di nuovo, tornano a contribendere e pagare anche soldi per farli arrivare dove vogliono arrivare. Nella strada tanti di loro sono fermati dalla polizia tedesca, non lo so, Austria, francesi, lo fanno loro tornare in Italia. E quindi non possono anche muovere. Gli italiani qua anche non è che lasciano loro come vogliono, perché anche gli italiani magari non hanno bisogno di immigrati, possiamo dire. Quindi questo discorso qua ha creato una vita, una cosa, veramente una storia tragica per loro. Tantissimi di loro che sono stati lasciati nell'alba, che dicono a loro che questa è Svezia, siete arrivati. Altri che sono stati fermati dalla polizia, hanno preso dei loro soldi, da loro, anche i loro telefoni, l'hanno fatto tornare in Italia. Tutto questo, cioè, alla fine è un discorso europeo. Secondo lei i media raccontano nel modo giusto l'immigrazione? Allora, cioè noi nella TG generale sentiamo che sono arrivati in Italia 200 immigrati oggi, 400 immigrati, sono morti nel mare, però nessuno che racconta, lo stesso giorno magari morte 500 persone nel paese da dove arrivano, in Siria, in altri paesi, in Iraq, nessuno che parla a questi morti. Cioè, nessuno che parla nella media perché loro lasciano il paese, perché scappano dal paese e vengono qua. Quindi parlano che quelli sono arrivati, basta. E questa secondo me non è,
è giusta, perché creare un'idea per la gente che quelli sono gente che vogliono cambiare il paese solo. Cioè non è che hanno problemi, hanno guerra a casa loro. Adesso anche è uscita la cosa che tutti quelli immigrati che arrivano magari sono l'SS, che vogliono fare il bombardi, vogliono, non so, uccidere la gente, vogliono qua venire a rubare i soldi degli italiani, a rubare il lavoro degli italiani. أمن عيشة كويسة لأولادي يعني مش إلي وبعدين بدي أحاول أجيب أولادي يشتغلوا ويعيشوا عيشة كويسة يكون معهم جنسية يقدروا يسافروا وين ما يروحوا وين ما بدهم يعني.